da gennaio. Servizio anche a domicilio. Il 2017 porterà grandi novità per il futuro del polo fieristico di Morbegno. La struttura, che proprio quest'anno compie 20 anni, infatti si trasformerà in polo della montagna, grazie al progetto della comunità montana di Morbegno, che ha ottenuto un contributo di 70.000 euro, pari al 70% della spesa complessiva, dalla Regione Lombardia sul bando per la valorizzazione del territorio e per la promozione dei temi agricoli e delle filiere agroalimentari locali. Un risultato notevole, come sottolinea il presidente Cristian Borromini. Grande soddisfazione non solo per il morbegnese ma per l'intera valle, perché il polo è una struttura provinciale e con questo progetto riusciremo a valorizzare e far conoscere l'intero patrimonio alpino in una mini Valtellina. Ringrazio la regione che ha creduto in questo progetto e in primis all'assessore Gianni Fava, che è sempre molto attento a questi interventi di valorizzazione del territorio, delle tradizioni legate all'agricoltura che portano anche turismo. È un intervento non fine a se stesso, ma l'inizio di un percorso per trasformare il polo fieristico in un vero polo della montagna. Infatti abbiamo anche presentato in regione un progetto di 3 milioni e mezzo e a breve ci saranno delle grosse novità, noi ci crediamo. 3.000 i metri quadri dell'area esterna che verrà sottoposta a un importante restyling che sarà ultimato entro la fine di agosto. All'esterno è previsto l'allestimento di spazi nei quali verranno piantate erbe spontanee autoctone, di fondovalle come di alta montagna, specie orticole coltivate anticamente, cereali e varietà tipiche di frutta e della vite a cura della Fondazione Foianini. Un percorso didattico e di scoperta che sarà suddiviso per comprensori, arricchito da pannelli informativi che, lungo i sentieri, divulgheranno le informazioni sulle coltivazioni. Un percorso che riuscirà a coinvolgere i fruitori grazie alle risorse multimediali come l'app e il sito web. Attenzione puntata ai prodotti locali per far crescere la consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dall'agricoltura nell'ambiente alpino, sotto l'aspetto naturalistico, storico e sociale. 6 i settori produttivi principali che verranno rappresentati nelle 5 aree espositive, una per ciascuna comunità montana: apicoltura e silvicoltura, zootecnia e foraggicoltura, melicoltura, viticoltura, frutticoltura ed erbe officinali. Il nuovo polo della montagna si prepara così a trasformarsi in vetrina elettiva delle nostre specificità ed eccellenze locali, per scoprire le preziose peculiarità che rendono unico il territorio di Valtellina e Valchiavenna.